Come saprete, se avete visto questo video, da qualche mese a questa parte sono diventato minimalista, perciò tutti i miei strumenti per la produttività possono essere messi in questo screen. E ora, se vi sentite pronti, voglio mostrarvi quali essi siano. Salve a tutti e benvenuti o bentornati su Chris Lifestyle. Io sono Chris e sono qui oggi con questo nuovo video per parlarvi del mio screen della produttività. Come vi ho accennato poc'anzi, da qualche mese sono diventato minimalista, quindi non utilizzo molti strumenti per la mia produttività, ma posso assicurarvi che questi, nonostante siano pochi, bastino e avanzino. Ma adesso finalmente andiamo a vedere che cosa questo screen contenga al suo interno. Al suo interno troviamo un bullet journal, ovvero un quaderno che al posto di avere delle righe, dei quadretti o dei fogli bianchi ha dei fogli puntinati. Ma del bullet journal ho parlato diverse volte e vi lascio qui sotto in descrizione dei video riguardanti questo argomento. Non voglio soffermarmi oggi su questo, bensì voglio parlarvi di che cosa c'è all'interno di questo bullet journal. C'è la tecnica ad esempio di tracciare ogni attività svolta, tecnica però della quale vi ho già parlato e che vi ricordo trovate in descrizione il video a riguardo, in modo tale che io non mi ripeta e non perda tempo in questo video parlando di appunto di cose che comunque avrete o già sentito o comunque trovate già sul canale. Dopodiché troviamo le affermazioni che ripeto una volta al giorno o anche due, solitamente però prima di andare a letto o la mattina presto. Altre affermazioni, questa volta però non scritte da me bensì tratte dal libro The Miracle Morning, le varie routine da seguire, le giornate programmate, poi c'è quello che ho chiamato l'interessante della settimana, ovvero tutto ciò che c'è di interessante che prendo e scrivo in una sezione dedicata, in questo caso questa che vedete, oppure dei disegni come il mio primo mandala, il secondo, il terzo e il quarto. Nelle pagine vicino ci sono sempre o delle routine o ad esempio le idee per i video su YouTube, che credo di avervi censurato perché altrimenti vi spoilerò troppe cose. Altri disegni, qui ci sono i sette chakra, nonostante il disegno non mi piaccia più di tanto ho voluto lasciarlo, un'altra giornata. E poi questa che rappresenta la nuova stagione di YouTube ma che non posso farvi vedere perché da oggi in poi ho appunto deciso di creare dei video diversi dal solito, comunque sempre concernenti la produttività. Abbiamo poi il libro che sto leggendo in quel determinato periodo, in questo caso sto leggendo World, Vita nel Bosco. C'è poi questo orologio per evitare che utilizzi il telefono, fonte di distrazione per controllare l'ora o per controllare il tempo che dedico allo svolgimento di un'attività. Solitamente uso la tecnica del pomodoro. Ci sono anche dei post-it che, come avete visto, utilizzo soprattutto nel bullet journal per scrivere o frasi interessanti come citazioni motivazionali oppure per scrivere gli obiettivi del giorno. Ed infine vi starete chiedendo perché ci sia una M nel mio scrigno. Questa M sta per Miracle Morning e lo posso definire come un promemoria nelle giornate in cui non ho voglia magari di fare qualcosa. Questa M mi ricorda che devo partire dal Miracle Morning e da lì in poi è tutto in discesa per quanto riguarda la produttività. Quindi questi sono gli strumenti che utilizzo per la mia produttività. Dato il mio essere minimalista non sono molti, però vi garantisco che per la produttività ciò che conta è tutto qui. Gli strumenti sono solo un mezzo per arrivare al vostro fine. Quindi non importa la quantità di strumenti che utilizzate, bensì la qualità. E vi ripeto che in realtà è tutto qui dentro.